Ben ritrovati alla nuova stagione di Dottore Mi Dica. Ricominciamo oggi con la nostra trasmissione, la nostra rubrica settimanale dedicata alla salute, al benessere e alla sanità. Al mio fianco vedete subito il dottor Giuseppe Maruotti, dirigente medico della struttura complessa universitaria di ginecologia ostetricia degli ospedali riuniti di Foggia, diretta da professor Nappi, e con il dottor Maruotti, così come poi settimana dopo settimana con ogni medico specialista, affronteremo una tematica particolare. Andremo a spulciare un po' e a risolvere un po' tutti i dubbi e tutti gli interrogativi. Quest'oggi, per esempio, parliamo di un tema che sembra comune, parliamo della gravidanza, ma in realtà oggi con il dottor Maruotti vi facciamo scoprire un mondo nuovo, una parte nuova della gravidanza, ovvero quella che è la ricerca, perché poi, dottore, si studia continuamente, si ricercano sempre nuove malattie, ma soprattutto nuove terapie e nuove risposte. Parliamo della gravidanza, è vero, ma poi scopriremo perché. Vi abbiamo detto che parleremo della ricerca e di dati importanti che addirittura non sono resi noti e non sono resi pubblici. Dottore, dicevamo innanzitutto grazie per essere con noi, grazie per aver aperto questa nuova stagione di Dottore Mi Dica. Dicevamo, parliamo della gravidanza. Sì. Innanzitutto, quando si parla di gravidanza si immagina subito l'ambiente in cui si vive, l'ambiente in cui la donna deve poter vivere, e subito il pensiero va all'igiene. Quanto è importante l'igiene durante la gravidanza? Buonasera ai telespettatori e grazie a lei dell'invito. L'igiene della gravidanza è un capitolo nobile dell'ostetricia e ginecologia, perché si occupa di tutto quello che ha a che fare con il benessere della madre. Benessere della madre vuol dire benessere fetale. Se io tratto bene la madre, e l'obiettivo è quello di far raggiungere al bambino in utero gli effetti della mia assistenza. Un capitolo dell'igiene della gravidanza sono i corsi di accompagnamento alla nascita. Il corso di accompagnamento alla nascita è il capitolo forse più nobile dell'igiene della gravidanza, perché si occupa di insegnare alla paziente innanzitutto il sistema migliore per partorire. Come lei sa, uno dei target della gravidanza è il dolore in gravidanza, che oggi viene affrontato con diverse modalità, però studi scientifici recenti dicono che o faccio la parto analgesia o faccio il training autogeno respiratorio, o faccio il rapporto face to face, cioè se metto una donna a fianco a una donna che partorisce un'ostetrica, ottengo il sollievo del dolore, va di bene, non l'annullamento del dolore. Parliamo ovviamente di quello che si sente più spesso con il termine di training autogeno. Perfetto. Cioè l'accompagnamento della donna al parto nel Perfetto. Modo più dolce possibile. Infatti il training autogeno respiratorio, e soprattutto il metodo del professor Reid, perché ce ne sono diversi nel mondo, quello che noi abbiamo adottato è quello del professor Reid, che è stato modificato dal professor Umberto Piscicelli, scomparso da poco. Io ebbi l'onore di ospitare a Foggia nel 2000 quando incominciammo questa attività, perché il professor Piscicelli ha modificato questa tecnica internazionale, diciamo calandola nella realtà italiana. In che cosa consiste questa tecnica? Nel somministrare alla paziente una tecnica di respiro. Ecco perché si chiama training autogeno respiratorio, perché si autogenera praticamente attraverso tutta una serie di metodiche che vengono praticamente insegnate alla paziente. Corre l'obbligo di salutare e ringraziare la dottoressa Costanza Caione, che è la psicologa che lavora con me, che in realtà è colei che effettivamente insegna le pazienti a fare questo tipo a mettere in pratica questo tipo di tecnica. Come dico io alle donne, non vi servirà solo durante il travaglio, mi servirà anche quando di notte il bambino piange, e un po' di training autogeno respiratorio vi aiuterà a tollerare il suo pianto. Un percorso insomma dall'inizio, ma che continua anche dopo la gravidanza. Sì, noi accettiamo le donne intorno alla 20ª settimana. Ovviamente è facile immaginare, come le puoi bene immaginare, che mettere insieme gruppi omogenei, cioè non posso mettere una donna di 20 e una donna di 30 settimane insieme. Cerchiamo di fare dei gruppi omogenei, partiamo in genere tra la 22esima e la 25esima settimana di amenorrea, e accompagniamo le donne fino al parto, anzi le accompagniamo anche dopo il parto, perché una bella iniziativa
che la dottoressa Gaione ha impostato è quella di rivedere le mamme un mese e mezzo dal parto con i figli. Poi c'è tutto un luogo dove questo accade e è un momento di grande solidarietà. Io rivedo donne che oramai hanno i figli adolescenti, che quando vado all'Ipercoop a fare la spesa le incontro lì, che ancora stanno insieme, perché aver partorito nello stesso periodo lascia dentro di loro un imprinting che loro non abbandonano per tutta la vita. Mi ricordo la moglie di un famoso imprenditore del nord, che per motivi di lavoro ha avuto la moglie qui a Foggia, ha partorito, io l'ho operata, feci il taglio cesareo. Bene, chi è una donna di Torino, che ha assistito alla signora, le sue, diciamo, colleghe del corso di accompagnamento alla nascita. Perché molte donne, no? Mentre lei mi parla, io immagino, molte donne, soprattutto quelle più giovani, magari non conoscono questa modalità, questa tecnica, e ci sono delle donne in cui temono proprio il momento del parto. Invece questo è un percorso anche per questo, per aiutarle a capire il momento del parto. Allora, guardi, il training autogeno respiratorio è messo in pratica da tutti, anche da me. Io quando vado in sala operatoria, certo, la tecnica del respiro non la metto in evidenza, però o il pilota di Formula 1 o il giovane di 18 anni che deve esordire all'Olimpico davanti a 50.000 spettatori, deve farsi il training autogeno respiratorio. Lo facciamo un po' tutti, diciamo. Certo. Soprattutto prima di aprire il finestrino e di mandare a quel paese il signore che mi ha tagliato la strada, se ognuno di noi si facesse un po' di training, magari questa società sarebbe meno cattiva, no? Più morbida. Più morbida. Tornando all'esempio del difensore, un difensore che nei primi 10 minuti non si rende conto di dov'è, eppure essendo molto bravo non riesce a mettere in pratica quello che sa fare, fa beccare la sua squadra 3 gol. Ecco perché tutti quelli che in poco tempo, e la gravida è proprio questa, si trova proprio in questa fascia di persone, tutti quelli che in poco tempo devono mettere in pratica una tecnica che hanno imparato per partorire al meglio, diciamo così, perché le tecniche di assistenza a parto sono nate proprio per ridurre l'effetto del dolore, perché lei sa, sul Vangelo c'è scritto donna partorirai con dolore. Oggi la medicina vuole far partorire le donne sempre con meno dolore. Ecco, noi facciamo proprio questo, cioè noi insegniamo alle donne a partorire con poco dolore. Tra l'altro, una bellissima tesi di laurea fatta da una nostra studentessa, noi abbiamo dimostrato con dati nostri, consideri, noi facciamo questa attività da 20 anni, abbiamo trattato circa 1.800 donne. Il vantaggio non si ha durante il periodo di lattanza, lei sa che il parto si deve in 2 grossi tempi, il periodo dilatante, che praticamente prepara il collo dell'utero alla fuoriuscita del bambino, e il periodo espulsivo, quello che a noi interessa molto di più, perché durante il periodo espulsivo serve la massima collaborazione della donna. Una contrazione in meno che mi fa nascere un bambino 3 minuti in meno mi dà un indice di Apgar, che è il voto che noi diamo al bambino appena nato, superiore. Bene, un lavoro con dati nostri che noi stiamo pubblicando, un dato nostro è questo, che il periodo dilatante non si accorcia, si accorcia il periodo espulsivo, ed è quello che noi vogliamo ottenere. È cioè, lì che si sente dolore, dunque? Sì, beh, è chiaro. Durante il periodo espulsivo è chiaro come entra il dolore, perché durante il periodo espulsivo pensi che un dato per tutti, il coccige, che è quell'osso praticamente che a noi non serve, ma che nel momento del parto serve a fissare la testa del bambino per impedire la sua risalita verso la cavità uterina, la retroposizione del coccige dovuta alla contrazione è un effetto abbastanza doloroso. Cioè, se io cado con il sedere per terra o su una scala e mi faccio un po' male, mi faccio un po' malino. Quindi qual è il messaggio? La ringrazio per la domanda che va data alle donne, che oggi si può partorire. Molte donne non partoriscono, o meglio, non fanno figli perché hanno paura del dolore. Oggi, tra l'altro, gli ospedali di Foggia appartengono a un gruppo di ospedali a livello europeo, cioè in cui noi vogliamo l'abbattimento del dolore. Tanto c'è una magnifica scuola di anestesia e rianimazione a Foggia che si occupa da sempre di questo aspetto. In tutte le varie fasi noi ci occupiamo dal neonato, ecco, dal bambino in utero fino alla sala di rianimazione, se mi permette l'estremo alfa omega della vita dell'uomo. Lei, dottore, ha detto, la nostra psicologa del corso di training autogeno respiratorio, la dottoressa Caione, vuole vedere le donne anche dopo, qualche mese dopo, il parto, per vedere magari il percorso, o perché
La gravidanza poi porta anche a delle difficoltà, cioè in questo voi state studiando, ci sono dei passi anche io, in questo contesto? Ecco sì, la ringrazio per la domanda, perché noi siamo diventati centro di riferimento regionale per fare uno studio e quindi assistenza sulle donne affette da depressione del postpartum. Ovviamente la fine della gravidanza per molte donne si accompagna con un periodo di estrema conflittualità. La ripresa della normale attività lavorativa con questo, tra virgolette, intruso dentro casa molte volte altera i rapporti familiari uomo-donna, i rapporti familiari donna-attività lavorativa, tant'è che c'è tutta una legge italiana che favorisce il reinserimento delle donne nell'ambiente del lavoro. In alcuni pazienti questo purtroppo non accade, e esperienze di quest'estate, purtroppo un evento che ha colpito il nostro reparto, e quindi noi stiamo facendo, il professor Bellomo, ordinario di psichiatria dell'Università di Foggia, è il referente regionale insieme con me, per mettere su un ambulatorio. Cioè noi vorremmo fare un ambulatorio in cui 24 ore su 24 la donna che dovesse avere qualunque tipo di problema legato a questo aspetto particolare ha a disposizione un numero di telefono che si può contattare di giorno e di notte, nei festivi e nei non festivi, per parlare, perché pare che il parlare, il dialogo, sia un elemento fondamentale per riportare la donna alla sua giusta realtà. E questo, noi siamo entrati a far parte di un programma nazionale, e Foggia è punto di riferimento per la regione, insieme con altre due realtà ospedaliere molto importanti, quella di Bari e quella di Lecce. In sostanza una sorta di pronto soccorso per le donne che hanno appena partorito, per le neomamme. Perfetto, è un pronto soccorso per le neomamme. Ma quello che è interessante, da una parte e raccapricciante dall'altra, che la donna che vuole fare qualcosa di non buono per sé e per il figlio dopo il parto manifesta dei segni durante la gravidanza. Noi quelli vogliamo scoprire. Ecco perché faremo una conferenza in cui apriremo con la distribuzione delle brochure. Io ho pensato per esempio anche alle farmacie, agli ambulatori, alle ostetriche. Ecco, elemento fondamentale del corso accompagnamento alla nascita, me lo faccia dire, sono le ostetriche. Ringrazio la dottoressa Adriana De Bonfils che collabora con me e con la dottoressa Caione. Nel nostro team ci sono tutti gli specialisti. C'è la donna che fa il corso accompagnamento alla nascita in ospedale, parla con lo psicologo, con l'ostetrica, ma con il neonatologo, con l'ematologo, cioè parla con tutti quegli specialisti che possono interferire con lei e con il suo figlio. Il nostro è un hub di secondo o terzo livello, quindi noi, tranne la cardiochirurgia, possiamo affrontare tutte le emergenze, anche chirurgiche, nel bambino appena nato. Abbiamo un'ottima struttura di chirurgia pediatrica. Quindi diciamo, la donna che si affida, come dico sempre io quando presento il corso accompagnamento alla nascita, noi facciamo a loro i complimenti, perché loro hanno scelto un ottimo posto per partorire. Del resto, i dati parlano di più di 2000 parti all'anno che vengono fatte tra le due strutture, quella ospedaliera e quella universitaria, ma che hanno gli stessi ambienti, cioè la sala parto è unica, la sala operatoria è unica. Quando parliamo di gravidanza, noi abbiamo detto all'inizio della nostra trasmissione l'ambiente per la donna in gravidanza, ma anche l'alimentazione è fondamentale, ci sono tanti aspetti che cambiano nei mesi in cui la donna aspetta un bambino. Sì, questo è un elemento fondamentale di alimentazione e gravidanza, io me ne sono sempre occupato. Del resto io sono sempre stato costretto a rispondere a una domanda: cosa posso mangiare in gravidanza? Nella duplice veste di ginecologo e di dirigente medico. Io gestisco un'azienda familiare, se il buon Dio me ne darà la possibilità, i miei figli sono la quarta generazione, cioè l'anno prossimo festeggiamo un secolo, siamo in un'azienda agricola a Sant'Agata di Puglia. L'ambiente è un elemento fondamentale. Tra l'altro faccio parte di un'associazione, ci chiamiamo Masserie Sant'Agatesi, l'agricoltore, si ricordi, è colui che vigila quotidianamente sull'ambiente. Certo. Perché ha un rapporto diretto con la terra e con il cibo che la terra deve produrre. Ebbene, noi vediamo continuamente crescere le paleoliche. Pensi che a Sant'Agata c'è un rapporto esorbitante. E alcune di queste tecniche per produrre l'energia buona, l'energia pulita, che per anni
si è detto fossero a impatto ambientale zero, oggi purtroppo questo non è più così. Pensi che Sant'Agata ha due centrali, una termica e una a biomasse, e incominciamo a vedere gli effetti, perché per esempio la centrale a biomasse produce ceneri. Le paleoliche è esempio bibliografico della settimana scorsa. Le paleoliche nel 2017, tutte le paleoliche funzionanti nel mondo, hanno prodotto un gas, l'esafluoruro che inquina più dell'anidride carbonica, perché praticamente questo gas inquina solo nel 2017 come 1,3 milioni di auto nel mondo. Questo è un dato, infatti i primi dati che sono venuti fuori sulle letterature, sui giornali specifici, parlano di qualcosa che a noi non è stato detto. Per cui quando la donna impatta con l'ambiente in due modi, con l'aria che respira e col cibo che mangia. Noi dobbiamo essere bravi a fare modo e maniera che queste due cose si mantengano nella maniera migliore. Quindi la donna deve mangiare cibo salubre, se avrò l'occasione di parlare anche di questo, e soprattutto l'ambiente deve essere ben condotto. Consideri che noi abbiamo un continuo consumo di suolo a favore di impianti che producono energia. Noi siamo al di là della quantità di energia che produciamo. Questa è una cosa molto buona, però il concentrarsi di tutte queste attività su una provincia, mi perdoni, così piccola, fa sorgere una domanda a un operatore sanitario come me: ma che impatto ha sulla popolazione e sulla donna gravide? Perché noi dobbiamo guardare il bambino nella pancia della madre. Io dico alle mie pazienti, io sono il difensore civico del figlio che tu hai nella pancia. E quindi che succede a questi bambini? Anche perché noi stiamo vedendo che c'è un continuo aumento di alcune patologie, come il feto piccolo per l'età gestazionale. C'è stato un convegno a Foggia qualche settimana fa. C'è una donna che oggi, una volta si diceva che, cioè, il feto piccolo per l'età gestazionale, il bambino che nasce, per esempio, a 40 settimane di varico un po' i termini, non pesa 3,3 kg, ma pesa 2,5 kg. Prima si diceva che queste patologie erano legate agli ambienti meno abbienti della popolazione. Oggi questo non è più vero. Cioè, una donna che mangia regolarmente, vive regolarmente in questa città, produce un bambino, partorisce un bambino molto piccolo, e si dà colpa a una, diciamo, cattivo funzionamento della placenta. La placenta però funziona con l'aria che la donna respira e col cibo con il quale si alimenta. Quindi evidentemente c'è qualcosa che ancora non conosciamo, perché lei deve sapere che la gravidanza è uno degli ambienti ancora più misteriosi della medicina, perché purtroppo le grandi lobby internazionali, o chi decide le strategie mondiali, investe soldi sul razzo che faccio partire da dentro al sommergibile che va a bombardare l'Iraq. Ma che cosa succede nella placenta di una donna? Non lo vorrei dire, ma gli studi più accreditati, che noi oggi andiamo a vedere con rabbrividendo, sugli studi che fecero i nazisti sulle donne polacche nei campi di concentramento, perché osservavano praticamente a quale dose crescente di arsenico moriva prima il bambino e poi la madre. Io mi vergogno di fare questo ragionamento, però voglio dire che gli studi sulla gravidanza e sulla placenta stanno ancora a zero, cioè molte cose sono da scoprire. E molti si chiedono: quanto c'entra l'alimentazione nel feto piccolo per l'età gestazionale? E infatti, proprio quello, no? Mi veniva da chiederle, dunque, come bisogna alimentarsi? Come può una donna alimentarsi, mangiare cibo sano e non avvelenarsi? Il problema è semplice. Oggi bisogna, almeno non esiste, la donna vuole scrivere la marca della pasta che devo comprare o del pomodoro che devo comprare. Facendo un discorso più generale, noi dovremmo tornare, compatibilmente con il fatto che oggi la donna lavora, quindi ha più funzioni, noi dovremmo tornare, c'è un grande italiano che era Verdi, diceva: tornate all'antico e sarà un successo. Cioè noi dovremmo cercare di mangiare la minore quantità di cibi conservati, perché nei cibi conservati ci sono antibiotici e sostanze ormonali. Cioè, io faccio un esempio, io ho un amico anestesista che va a pescare il tonno.
lo mette e me lo regala. Però mi dice, guarda, non lo mangiare al di là di un mese, due mesi, perché altrimenti va a male. Se io compro una scatoletta di tonno, la scadenza a 10 anni, mi deve far nascere qualche dubbio. Come fa un pesce pescato oggi a durare 10 anni? Quindi qual è il messaggio che deve passare? Che quando io vado a fare la spesa, devo sapere il cibo che compro, la marca che compro e tutto quello che è legato alla mia salubrità. Cioè, tornando alla, per esempio agli alimenti, noi siamo una regione vocata all'agricoltura, quindi noi dovremmo avere praticamente prodotti di eccelsa qualità. Per cui la seconda parte di questo ragionamento che riguarda l'alimentazione mi faccio fare un pochino l'agricoltore in questo momento. Cosa possiamo fare noi per l'ambiente e per il cibo? La Puglia e soprattutto la Capitanata è una regione, dicevo, vocata all'agricoltura, ma fa agricoltura ad alto quantitativo di produzione. Da anni è nata, io faccio parte di questa associazione, una rete che si chiama Rete SPAC, Società Prodotti Agricoli per la Capitanata, che si pone come obiettivo proprio questo, cioè produrre cibo buono. Cioè praticamente noi dobbiamo passare dall'agricoltura estensiva fatta con diserbanti e anticritogamici, per questo è il ragionamento, il messaggio che deve passare alla paziente. Perché cibo fresco? Perché io devo controllare ciò che compro e devo controllare anche ciò che compro di fresco, cioè devo avere alla romana il fruttarolo amico che mi dà il cibo poco pompato. Quindi il cibo, per esempio, no? La scadenza, meno è breve il tempo di conservazione, più il cibo... Sì, questo si può dire, però il problema è che noi dovremmo tornare al cibo fresco. Tornare al cibo fresco significa mangiare cibi che non sono trattati, cioè voglio dire... Ogni giorno noi scopriamo che ritirano l'acqua minerale, ritirano la bevanda, ritirano adesso addirittura anche i farmaci, perché per fortuna sono aumentati i controlli sul cibo. La catena alimentare deve portare la gravida verso l'acquisizione di cibo che sia poco manipolato. Ecco perché il ritorno al cibo fresco, perché il cibo fresco prodotto in casa, io se ho controllato l'acquisizione del cibo, chi mi ha fornito il cibo, sono sicuro di fare un prodotto buono. Rete SPAC è questo, cioè Rete SPAC vuole fare il bypass tra il produttore e il consumatore e vuole mettere insieme, cioè noi parliamo, quando parliamo di Rete SPAC, di buona economia agricola circolare, cioè praticamente produrre prodotti alimentari trasformandoli. La Puglia, la provincia di Foggia, deve cambiare totalmente, secondo me, il proprio modo di gestione dei terreni, perché noi se vogliamo limitare gli effetti dannosi del glifosato, per esempio, che il diserbante è quello che una volta lei, c'era una bella pubblicità, no, perché devi cambiare la terra nella pianta che hai sul davanzale della finestra, butta il seccatutto praticamente. Bene, adesso è stato dimostrato scientificamente che il glifosato è cancerogeno, anche se una recente sentenza della Corte Europea ha detto che ma poi non è che poi fa così tanto male, perché poi la Comunità Economica Europea cosa fa? Fa una cosa molto bella. Quando un inquinante alimentare aumenta, aumenta la soglia di tolleranza. Cioè se una cosa è tossica a 0,5, io la porto a 0,7 e quindi comunque continuo a far produrre il prodotto. Dove lo possiamo trovare il glifosato? Il glifosato sta dappertutto. Nel caffè? Negli assorbenti igienici, c'è uno studio messicano molto bello, perché se io faccio un'amniocentesi a 17 settimane, cioè prelievo liquido amniotico in un bambino che è nella pancia della madre, che dovrebbe essere il target ideale per un individuo che non è a contatto con l'ambiente. Un bambino nella pancia della madre è a contatto con l'ambiente attraverso la placenta, come diciamo prima, e attraverso l'aria che respira. Bene, io lì trovo glifosato. Come fa a essere la donna mi perdoni il termine, una conduttrice cronica di glifosato? Molto probabilmente c'è un lavoro francese, c'è un lavoro messicano molto bello, è colpa del cotone col quale vengono formati gli assorbenti igienici. Il cotone che viene utilizzato è tutto cotone OGM, cioè è un cotone prodotto con pianta l'OGM è una pianta che viene prodotta resistendo
agli anticrittogamici che la permettono di crescere. Tant'è che in commercio ci sono assorbenti igienici che sono costituiti con cotone non OGM, quindi molto probabilmente la domanda è talmente complessa, io non saprei dirle, per esempio si trova nella birra, addirittura nel miele biologico, non solo, ma c'è un lavoro bellissimo, 33 europarlamentari europei, maschi e femmine di ogni regione d'Europa, si sono sottoposti a un prelievo di sangue, tutti positivi al glifosato. Ecco, la donna come deve fare a capire che quello è il prodotto da acquistare, sia cibo, sia prodotto che può servire anche magari all'igiene della stessa donna? Per questo dicevo che lo studio va fatto prima a casa, cioè devo andare al supermercato, non mi devo far convincere dalla pubblicità, io devo sapere quello che devo comprare. Devo comprare, per esempio, riguardando gli alimenti, cibo biologico, cioè il cibo biologico è per definizione un cibo che non viene trattato con gli anticrittogamici e con il glifosato in tutta la serie, cioè dalla semina alla conservazione del prodotto. E quindi quando invece devo andare a comprare il prodotto fresco, l'ortaggio fresco, mi devo fidare di chi me lo vende, oppure devo comprare il prodotto biologico. Oggi sono delle bellissime realtà territoriali, anche Rete Spac è una di queste. Quindi cioè, comprare direttamente casa, comprare dal produttore. Comprare a chilometro zero. Comprare a chilometro zero. Infatti, perché noi diciamo economia agricola circolare? Perché il nostro gold standard qual è? Produrre grano, trasformarlo in farina e fare prodotti da forno vendibili in capitanata. Cioè è assurdo che io vado al supermercato, io ho un figlio di 10 anni, gli vado a comprare la pasta, compro una scatola di pasta con grano prodotto in Australia. Questo non va bene, ho prodotto in Canada. Noi dobbiamo cercare di riportare... Il produttore più vicino a casa. Il produttore più vicino a casa. E queste associazioni, quella di cui le ho parlato io, hanno proprio questa funzione, cioè di bypassare il produttore, cioè di avvicinare il consumatore al produttore. Cosa che oggi questo non è stato fatto, le dico, mi faccio fare un'altra parola agricoltore, ogni 100 euro di spesa alimentare, solo 0,90 centesimi tornano all'agricoltore. Tra l'altro l'agricoltura e la coltivazione del grano, che è l'oggetto della produzione dell'azienda, della nostra azienda di famiglia da più di un secolo, sta sparendo. Un po' scelta di altre forme di coltivazione, ma soprattutto perché non c'è più redditività. Cioè, queste associazioni che mettono insieme tanti produttori hanno un duplice fine, di produrre cibo buono, ma di aumentare il reddito per l'agricoltore. Le faccio un esempio molto, molto serio. Io questo ragionamento lo vado a fare nelle parrocchie, in qualunque posto dove c'è qualcuno che mi voglia ascoltare, perché gli effetti del glifosato si vedono soprattutto sugli utilizzatori. Quando io comprai il trattore per dare, non il glifosato perché non l'ho mai usato, ma il diserbante, il concessionario mi propose una macchina super perfetta, perché dice tanto lei, quando, siccome molti di questi lavori li eseguo personalmente, lei non avrà mai contatto con gli anticrittogamici. Non è così, perché per ottenere questo risultato io dovrei cambiare i filtri alla macchina ogni giorno e quindi praticamente il gioco non va alla candela perché la spesa sarebbe enorme. Quindi controllare il prodotto, cioè io devo comprare e mangiare cibo biologico. Dottore, per chiudere, sfioriamo il tema, no? Quanto l'alimentazione è, tra virgolette, velenosa, quando l'ambiente è velenoso può incidere anche negativamente sulla donna e quindi potrebbero crearsi delle patologie tumorali. In questo contesto voi siete preparati, studiate anche questo, c'è un registro tumori? Ecco, non c'è registro tumori. E io ho fatto diversi convegni, l'ultimo a Sant'Agata il 18 di ottobre, facendo venire degli ottimi colleghi dell'università. Noi collaboriamo con l'Università di Napoli, con l'Università della Basilicata, con la Facoltà di Agraria di Foggia. Il titolo del convegno era Sant'Agata, esempio di economia verde o bomba ecologica? E la risposta a questa domanda non c'è. Cioè noi non dobbiamo diventare come Taranto, cioè accorgerci che i bambini muoiono perché l'Ilva produce troppo gas che fa male ai bambini. Noi ci chiediamo, noi praticamente la Puglia in tutti i posti si presenta come il luogo ideale dove vivere. E la domanda che io mi faccio, alla quale non ho risposta, ma è ancora la nostra capitanata il luogo ideale dove vivere? Perché attraverso il mio telefono cellulare passano molte situazioni patologiche dei paesi
che vivono intorno alla mia azienda. E io non, ultimamente è capitata a una mia carissima amica una forma di tumore cerebrale, parliamo di un individuo adulto, quando il collega di Milano, dove lei è stata operata, mi ha telefonato e dice: Giuseppe, ma come mai? Cosa fa questa signora? Fa la radarista? Dice: no, questa signora non sa proprio che cos'è il telefono cellulare, vive in campagna, quindi evidentemente l'ambiente e tutte queste strutture che producono energia nel nostro, super concentrate in piccoli posti, perché non dobbiamo considerare il follow-up di Sant'Agata, arriva fino a Vieste, arriva fino a Termoli, quindi tutto quello che è stato fatto in questa provincia risponde ancora a un'idea logica di ambiente sano. Bene, io la risposta a questa domanda non ce l'ho, ecco perché chiediamo come associazione di categoria l'instaurarsi di un registro tumori, dove noi, perché una cosa, un dato le do, io ho i dati di Sant'Agata, l'anagrafe del 1600, c'erano più di 100 centenari, oggi i centenari nei nostri paesi non esistono più, e anche se la medicina ha fatto passi avanti, prima si moriva per l'appendicite acuta, noi dobbiamo considerare che la vita si deve allungare per tutti. Perché queste figure, cioè questi uomini di una certa età, sono finiti? Perché molto probabilmente è che c'è qualcosa in quello che mangiano, in quello che respirano, che non va. E con questo interrogativo, da medico, da agricoltore, ma anche da padre di famiglia, lasciamo l'interrogativo. Magari ci sarà qualcuno al di là dello schermo che ci sta ascoltando e che sarà in grado di poter darci una risposta, o addirittura aprire uno studio, una ricerca per poter dare una risposta a questa domanda. Io ringrazio il dottor Giuseppe Maruotti, dirigente medico della struttura complessa universitaria di ginecologia ostetricia degli ospedali riuniti di Foggia, diretta dal professor Nappi. Grazie dottore per essere stato con noi. E ringrazio voi per averci seguito. Appuntamento alla prossima settimana.